Allora, innanzitutto buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati. Anche se ci vediamo quadrettati, è sempre un piacere sentirci e continuare il lavoro. Questo è il primo webinar del mese di maggio, cioè di questo mese che andiamo a concludere velocemente, con cui concludiamo, speriamo, al meglio l'anno. E oggi il webinar appunto sugli adempimenti finali di inizio anno, poi lo dettagliamo meglio. Vi ricordo che il 12 di maggio c'è l'altro webinar, sempre sulla valutazione, su cui ci soffermeremo sulla valutazione sia del primo che del secondo ciclo, in cui oltre all'intervento di Desco dell'Ufficio Scolastico dell'Emilia-Romagna, poi ci aiuteranno anche delle testimonianze come noi amiamo fare, cioè ci raffrontiamo e ci confrontiamo sulle pratiche in atto, proprio come compagnia al lavoro, come sempre, ed è essenziale sostenersi reciprocamente, proprio la specificità della nostra associazione. Oggi abbiamo con noi che ci guiderà nel lavoro il preside Giuliano Bocchia, prestato, come ama definirsi lui, all'Ufficio Scolastico Regionale dell'Abruzzo, per cui attualmente svolge le funzioni di dirigente tecnico. E vediamo un attimo di focalizzare insieme le problematiche che sono rimaste ancora aperte per concludere quest'anno scolastico così lungo e faticoso per noi, veramente, così pieno di fatiche e quindi anche pieno di nuove sollecitazioni e nuove prospettive. Per cui vogliamo proprio vedere questi adempimenti conclusivi per sostenerci reciprocamente, confrontarci proprio soprattutto non tanto la fine, ma le prospettive che aprono, cosa possiamo portare a casa di positivo da questo anno che tutti dicono da dimenticare, che invece nulla si dimentica nella vita perché tutto è ricco di preziose sollecitazioni. Per cui la prima cosa con cui adesso lascio la parola e mi taccio all'amico, al preside, al nostro amico Giuliano Bocchia, e vorrei proprio che iniziassi un attimo concludiamo per poi ripartire. Per cui cosa. Non ha l'audio. Ok. È chiuso il microfono. Ah, ho sempre avuto il microfono chiuso, no? Vi chiedo. Da quant'è che non si sentiva, Antonella? No. Da quando è che non senti? Solo l'ultima battuta, Ah, abbiamo sentito tutto. ok. Allora, quindi passo la parola a Giuliano perché cominci proprio nell'affrontare gli adempimenti conclusivi. Mi interesserebbe proprio che ci sostenessimo a rilanciarci anche per il prossimo anno scolastico. Quindi, quali sono queste nuove, cioè cosa ci chiede questa fine di anno e che spinta ci dà per riaffrontare sempre al meglio il nuovo anno che è all'orizzonte, anche se siamo stremati. Per cui vogliamo affrontare insieme le problematiche proprio per trarne il meglio e custodirne il valore e rilanciarci sempre di più, sostenendoci nel cammino più bello del mondo, che è il cammino educativo. A te la parola, Giuliano. Inizi. Buongiorno a tutti, io sono qui terrorizzato da questa parola del titolo che è adempimenti. E il primo terrore è che qualcuno si sia collegato con la matita e il foglio di carta e dice: vediamo, dimmi cosa che devo fare e io lo faccio. Ecco, sappiate che rimarrete delusi perché non ardisco assolutamente a dirigenti scolastici dire cosa si deve fare, perché conoscete le leggi e sapete che le interpretazioni sono tanto vaste. Ecco, lo scopo un po' di questo incontro invece è quello, un po' lo slogan, Ezio lo sa, che mi accompagna in questi interventi che vado facendo, è quello di riaprire la scuola al desiderio.
perché il rischio è quello di burocratizzare tutto, di rendere la scuola un ente istituzionale che guarda soprattutto al funzionamento, e la parola adempimento richiama subito a questo. Allora io cambierei questa parola con responsabilità di fine anno, perché ecco, è stato un anno difficile, un anno solare, perché non parliamo di anno scolastico, perché tutto è iniziato poco più di un anno fa ed è stato un tempo duro, lungo e che ha lasciato il segno. Ora, la mia impressione è che dappertutto, dal ministero, dai ragazzi, dai genitori, gli sguardi si alzano rivolti verso il dirigente scolastico, perché è un po' colui che tiene la barra del timone e, come ogni buon nocchiero, deve guardare le stelle, deve riaprirsi al desiderio. Quindi il senso un po' di questo incontro è quello di aprire una serie di spiragli che sono molto lontani da essere definitivi e conativi nei vostri confronti, però di aprire delle prospettive che ciascuno di voi saprà, spero, cogliere se ne ha l'opportunità. Forse qualcuno penserà che sono tutte banalità queste cose, perché sono cose che voi fate. Vi dico anche subito che questo intervento lo faccio solo e essenzialmente perché siamo all'interno di Diesel, perché all'interno di Diesel questi discorsi si possono fare, e sono convinto che tutti voi avete questa vocazione a dare senso alle cose che avvengono a noi, nella storia e ai nostri studenti. Allora, cambiando, mi aggancio subito a questa bellissima prospettiva che ci interessa, e cambiando un attimo l'ordine dei fattori, come ci eravamo detti, partiamo subito dal nodo spinoso. Abbiamo fatto moltissima DAD, poca DID, cioè molto a distanza. Allora, come valutare, come porci di fronte agli scrutini di fine anno, non tanto come valutazione, proprio come provocazione della DAD? Allora, diciamo che c'è un rischio innanzitutto, la DAD si porta dietro un grande rischio. Dico due parole sull'idea di scuola, sulla vision della scuola. E le dico molto in sintesi, perché so, immagino che molti di voi la penseranno come me, ma non hanno la stessa percezione della scuola tanti insegnanti che sono nelle nostre scuole. Allora, la scuola italiana nasce come scuola militare e continua un po' in questo senso. Cosa intendo per scuola militare? La scuola militare è una scuola che, lo dico tra virgolette, capiamoci, però la genesi storica, quella dei Savoia, è proprio questa. La scuola militare è una scuola che anzitutto ha un ordine che parte dall'alto, infatti fino al 2000 è stata scuola piramidale, no? Con i dirigenti che erano, non erano dirigenti, ma erano capi di istituto. Ora siamo ben altro, siamo dirigenti scolastici. È una scuola che si basa essenzialmente sul controllo. Quindi si danno degli ordini, e in un ambiente militare non è possibile sbagliare. Ecco perché la didattica dell'errore, per esempio, è così poco sviluppata in Italia rispetto ad altre nazioni. Perché in guerra chi sbaglia muore, e quindi l'errore è la cosa più significativa, sempre sottolineata, della nostra scuola. In senso negativo spesso. Che è successo? Che la scuola del controllo, questo momento a distanza, io non posso controllare voi. Anche voi potete controllare me, ma questo è poco importante. Per cui tanti paradigmi didattici di insegnanti sono andati in crisi. Abbiamo visto tante scene, inutile andare a quelle paradossali, no? Di insegnanti che facevano fare il giro con il computer per vedere chi c'era nella stanza, e poi magari se c'era uno girava dietro al computer, è impossibile controllare. Interrogazione fatti bendati. Adesso cosa sta succedendo? Che i ragazzi sono tornati a scuola e tanti insegnanti, così, ma lo dico così, non abbiamo statistiche, tanti insegnanti magari si stanno accanendo dicendo i voti di prima non contano adesso, già di solito a maggio, c'è la famosa sindrome del sacco pieno, dice non ho i voti, questa frase che tutti noi abbiamo sentito mille volte. Perché?
perché abbiamo un approccio dicotomico alla scuola. Cioè, da un lato, tutti gli insegnanti, anche i migliori, e soprattutto gli insegnanti sono bravi, perché quando entrano in classe e hanno a che fare con gli studenti, li guardano negli occhi e cercano di instaurare un rapporto. E questo è l'aspetto educativo. Ma poi parte l'aspetto dell'adempimento, l'aspetto burocratico. E come si avvicina a giugno, questo aspetto diventa preponderante. Per cui già di solito a maggio c'è l'ansia dei voti, in questo momento ancora di più. Allora, secondo me, la prima cosa che dobbiamo fare come dirigenti è quello di vigilare con molta, come dire, con molta prudenza, con molta discrezione, però con molta fermezza, per evitare che ci sia una specie di falcidie, no? Voti bassi, richieste di... Ah, l'anno scorso questo l'abbiamo dovuto promuovere, adesso vediamo così, in questo modo. Senza tener conto di cosa? Che i ragazzi sono quelli che hanno subito il danno più grave, in realtà. Perché c'è stato il rischio di un impoverimento culturale, educativo, notevole. Non è facile seguire lezioni a distanza. E questo è senz'altro l'aspetto su cui dobbiamo essere prudenti in senso negativo. Però questa didattica ci ha lasciato dei frutti, dell'eredità che noi dobbiamo cercare di raccogliere e di portare all'anno prossimo. Perché l'altro rischio qual è? Dice, ok, cicci filocca, come si diceva quando si giocava da bambini, non so se si diceva così nelle vostre regioni, cioè tutto torna indietro, ripartiamo da dove eravamo. Finalmente possiamo ricominciare a fare la scuola quella vera. Invece la DAD per tante cose, la DAD a questo termine a me non piace, ce lo sa. Io preferisco parlare di formazione a distanza, perché la didattica è una scienza. La formazione è un atto pratico, concreto. Quindi la FAD ci ha insegnato diverse cose. Cosa ci ha insegnato? Ci ha insegnato innanzitutto che la spiegazione non è il centro del mondo. E quindi non si tratta di trasmettere come una specie di vasi comunicanti. Io so una cosa, te la metto dentro a te, no? Il sacco pieno, la pillola di Wilson. Invece si tratta di suscitare negli studenti una curiosità e una ricerca. Quando lo studente è imprigionato nel quadratino che voi state vedendo, la prima azione dell'insegnante è quella di dargli motivazione, di dargli curiosità, di risvegliarlo, di riprendere una cosa fondamentale che è la relazione. Allora, anzitutto la relazione era dato, non voglio parlare troppo di questo, non voglio prendere troppo tempo, però la relazione la davamo per scontata, perché c'era, si respirava insieme, ci si muoveva insieme, insomma si stava nello stesso ambiente, ma c'era in senso positivo e negativo. Abbiamo scoperto che la relazione è l'ossatura portante dell'azione educativa. Poi abbiamo scoperto appunto che più che dire le cose che l'altro deve sapere, io devo sottolineare dei problemi, far venire la curiosità allo studente di sapere. Poi gli strumenti ci sono e sono tanti, forse posso aiutarli a selezionarli, a trovarli, a non trovare tutto su Wikipedia, per esempio. Un'altra cosa sono i compiti, la famosa attività asincrona che ha lasciato grandi dubbi in tutto il mondo. L'attività asincrona, in realtà, molti dei compiti che venivano dati un tempo erano esecutivi, erano dei compiti applicativi, diciamoci la verità, noiosi e copiabili, per cui era abbastanza diffusa ed è tuttora diffusa la pratica di copiare dai compagni bravo i compiti. Invece abbiamo capito che con la DAD il ragazzo deve sviluppare soprattutto l'autonomia, la responsabilità e quindi due cose un po' sottovalutate che sono appunto la creatività. La creatività è in questo momento la competenza trasversale più richiesta nel mondo del lavoro, a tutti i livelli.
Noi invece, come scuola militare, tendevamo a premiare gli esecutivi, coloro che sapevano eseguire un compito. Adesso si tratta invece di cominciare a cercare quei ragazzi che sono capaci di inventarsi una soluzione, di porsi il problema e di risolverlo, e di essere protagonisti del proprio apprendimento. A volte gli insegnanti volevano creare un po' degli alter ego, cioè persone che ragionassero come me, che affrontassero il problema come me. La formazione a distanza ci ha fatto vedere che invece i ragazzi vanno lasciati liberi in uno spazio circoscritto, ben guidati da lontano. La terza cosa sono le verifiche, perché la formazione a distanza ha messo in crisi il nostro sistema di verifica, perché basta vedere che la cosa più importante durante una verifica era non fare copiare, e quando fai la verifica a distanza questo è praticamente impossibile. Una reazione è stata quella: allora queste verifiche non valgono niente. Un'altra reazione è stata: fammi inventare un nuovo modo di fare verifiche. E adesso i nomi sono tanti, dal compito di realtà, oppure ma compiti che non possono essere copiati perché devono rappresentare la personalità di chi li fa. Quarto aspetto è quello della digitalizzazione. Ecco, la scuola italiana ha fatto un corso di aggiornamento accelerato in digitalizzazione e veramente c'è stato un salto di qualità notevole. Ma voi sapete che i processi di digitalizzazione sono quattro. Nel primo processo ci si adatta e si è più lenti, nel secondo processo si va alla stessa velocità, al terzo fase si va più veloci, nella quarta fase invece si fanno cose che prima non era possibile fare. Facciamo l'esempio della videoscrittura, così insomma è semplice, posso farlo anche io. All'inizio scrivere al computer sono più lento di come scrivo a mano. Poi divento uguale, ed è la stessa cosa fare uno e l'altro. Poi comincio a pensare che faccio più velocemente, faccio copia e incolla, prendo dei pezzi e li sposto invece di cancellare e riscrivere, semplicemente cambio una parola, per cui diventa, è la terza fase. La quarta fase, faccio una cosa nuova che non potrei fare a mano. Faccio un ipertesto, inserisco l'immagine, metto un video, faccio uno scambio a incasso per cui si può andare in una pagina oppure in un'altra con un link. Faccio delle cose che con l'analogico non posso fare. E quindi il digitale rappresenta un plusvalore rispetto ai metodi tradizionali. Non molte attività scolastiche, non parliamo di insegnanti, parliamo di attività. Non molte attività sono arrivate a queste. Io penso che siamo intorno al 20-30%, che comunque in un anno è un buon numero. Che voglio dire? Cerchiamo di non far perdere tutte queste cose che abbiamo imparato. Vediamo in che modo, no? Perché dice allora dobbiamo continuare a stare a distanza. No, perché ad esempio in Finlandia, giusto per dire una banalità, in Finlandia fanno scuola così, come noi facevamo col computer, lo fanno con i ragazzi. C'è un open space, ognuno col proprio portale, c'è accesso in biblioteca, c'è uno spazio libero, si mette in comunicazione col professore con una mail oppure andando dal professore, parlandoci a voce, che è meglio, la relazione è più forte, seguono un progetto personale che nasce dall'ispirazione dell'insegnante, però appunto è creativo, è personale, è rielaborativo, non può essere copiato se non si possono prendere spunti. Ecco, questa è un po' la dimensione di quest'anno che dobbiamo cercare di portare avanti, cercare di trasformare un po' queste scuole, che sono scuole di battaglioni, la classe è un battaglione. Ad esempio, il modello educativo che la natura ha scelto non è quello del battaglione, è quello della famiglia, dove i più grandi stanno con i più piccoli stimolano i grandi con domande, con il loro entusiasmo, i più grandi con la loro esperienza li insegnano, li fanno fare, eccetera. Modello familiare, ormai questa parola è un po' fuori moda. Oppure c'è il modello del gioco, perché i cuccioli di tutte le razze di mammiferi imparano giocando, e anche l'uomo. E così, dicevo,
l'altro giorno, è molto diverso dire ragazzi adesso questa verifica la facciamo con i lavori di gruppo, per cui faremo dei lavori e alla fine metteremo un voto comune, e dire ragazzi ci sono, stiamo facendo una regata, voi siete quattro navi e dovete, tu sei il timoniere, tu sei, cioè dargli una dimensione di gioco, di un format che in qualche modo li faccia entusiasmare, li faccia anche sognare un attimo, che è un po' quello che fanno con i videogiochi. Allora forse i ragazzi hanno capito che il digitale non serve solo ad alienarsi o a divertirsi, come dicono loro. E noi forse abbiamo capito che seguirli su questa strada permette anche di arrivare un po' più lontano. Grazie Giuliano, e noi anche negli scrutini che ci accingiamo a iniziare tra poco, vediamo adesso, non entro in questa fase perché è stato dato, quindi quando possiamo iniziare, perché è stato espresso il parere del CSP, ma il Ministero dovrà dire anche per quanto riguarda l'adempimento delle date se poter iniziare prima. Però il momento degli scrutini è per valorizzare anche questa dimensione, perché molti già docenti diranno ah, quel voto non vale tanto, vale quello fatto a maggio perché era in presenza, e quindi è un'occasione anche proprio per rilanciare questo che ci dicevi tu. E così come abbiamo avuto anche la nota di Versari, molto bella, che diceva proprio nel rientrare in presenza di guardarli fino in fondo i ragazzi, quindi di accompagnarli, che loro, come hai detto giustamente tu, sono quelli che hanno subito di più. Per cui far passare questo coi docenti è importante, cioè accompagnare anche loro. Sulla valutazione di fine anno, due parole proprio, scusate, prima mi sono un po' dilungato, non vorrei togliere spazio a altre cose, ma sulla valutazione di fine anno c'è una premessa da fare, perché poi si litiga molto agli scrutini su un numero, però bisogna definire bene gli indicatori, il senso, perché noi non andiamo a valutare solo le conoscenze. La DAD ha aperto diversi spiragli. Noi, per esempio, abbiamo sperimentato un modello, ma ne abbiamo parlato anche a Diesel, lo dico velocemente, in cui da un lato ci sono le competenze sociali, quindi sapersi relazionare, saper comunicare, saper interagire, collaborare, aiutare ed essere aiutati. Da un altro lato ci sono poi invece le competenze di vita, perché gestire le emozioni, gestire lo stress, gestire il tempo, programmare, saper rispettare le scadenze, le indicazioni, così. E poi ci sono anche le competenze trasversali, che già sono abbastanza considerate, oltre ovviamente a tutto l'impianto disciplinare. Quindi andare a fare una valutazione a tutto tondo sugli studenti, non semplicemente fare la media dei voti. Grazie di questa precisazione. Passiamo un attimo anche alla verifica dei ragazzi più in difficoltà, quindi il PEI e il PDP, che anche qualche scuola ha iniziato con un nuovo modello, quindi vediamo che ci dici. Allora, il nuovo PEI apre degli spiragli interessanti, secondo me. E adesso non sto a dire nei particolari, sarebbe anche... C'è la sperimentazione, penso sia avviata in tutte le regioni, noi la stiamo facendo, alcune scuole, gruppetto per provincia, che cominciano a provare ad applicare i PEI. C'è il problema che non c'è il profilo dinamico funzionale in molte regioni, insomma, le ASL ancora non hanno fatto, e quindi questo passaggio sarà un po' lento, un po' difficoltoso. Qual è la spinta che vuol fare questo PEI? Anzitutto vuole coinvolgere tutto, e questo lo dico ai dirigenti perché è l'occhio che dobbiamo avere noi, creare in tutto l'istituto un ambiente accogliente. Quindi non è più una delega ai gruppi H, non è più una delega agli insegnanti di sostegno, e si va a vedere appunto, secondo le nuove indicazioni, che di creare, di togliere quegli ostacoli, di favorire, cioè l'ambiente che diventi risorsa invece che ostacolo, l'ambiente inteso in tutti i sensi, anche culturale. Ma la sfida grande, secondo me, del PEI è il coinvolgimento
di tutti gli insegnanti all'interno di questa programmazione. Già doveva esserci prima, ma adesso con i nuovi decreti per fare i nuovi gruppi, ogni singolo ragazzo avrà un gruppo apposito per lui, dove possono entrare in alcune fasi i genitori, poi in altre fasi degli esperti e così via, non solo nella stesura nel PEI, ma anche in una verifica. E la scommessa è quella di coinvolgere tutti gli insegnanti all'interno di una programmazione globale. Qual è lo sforzo? Lo sforzo che non ci sia una programmazione differenziata, no? Una programmazione, anche il piano didattico personalizzato, ma la personalizzazione degli apprendimenti. Cioè, anche in quest'ottica che ci ha insegnato la DAT, no? Di questa autonomia e responsabilità di ogni studente, non solo per il ragazzo DSA oppure diversamente abile, ma per ogni ragazzo, poi parleremo forse un po' anche del curriculum dello studente, ogni ragazzo si va un po' delineando all'interno di un percorso personale particolare, ma all'interno di un ambiente completamente accogliente per tutti all'interno della classe. E questa è un po' la sfida che il PEI ci lancia. Qual è il rischio? Il rischio è quello di vederlo sempre in senso altamente burocratico, quindi la carta da fare, la carta da mandare, fare il decreto, fare stampare il PEI, farlo firmare. In questo senso il cumulo di lavoro cresce, quindi dobbiamo essere un po' accorti e badare forse un po' più alla sostanza, un po' meno ai cavilli burocratici, cioè agli adempimenti così. E ci vuole da parte del dirigente una delega partecipativa, ovvero avere persone di cui fidarsi, a cui lanciare, perché non può fare il dirigente tutto questo lavoro, ma non può diventare un settore a parte, per cui il delegato praticamente è lui che se ne occupa, pensaci tu, questa roba tua e così via. Ok. Poi se ci sono domande più specifiche te le lasciamo lo spazio proprio alla, tra un po'. E, hai accennato il curriculum. Adesso non volevo, ne abbiamo già parlato con Previtali, quindi Diesel ha fatto già un apposito approfondimento. Dici due parole, perché sull'elaborato l'abbiamo ormai mandato entro il 30 aprile, poi ci siamo visti anche lì, l'abbiamo esaminato bene. Un po' qual è il rischio per non far diventare il curriculum un altro adempimento appena burocratico? Te lo chiedo proprio così, perché poi questo curriculum sarà, adesso lo dobbiamo validare prima dell'insediamento delle commissioni e poi nelle in sede di commissione, che peso dargli almeno quest'anno in cui ci è arrivato molto in ritardo, però che sfida raccogliere con questo curriculum? Allora, innanzitutto una parola sulle novità. Le novità a scuola arrivano sempre a fine anno e non si fa in tempo ad attuarle. E qual è il rischio? Il rischio è di mettere una pezzolina calda e dopo, per la consuetudine, l'abitudine che abbiamo, la pezzolina resta in eterno. Allora, il curriculum secondo me è una, che viene dalla 107 poi, no? È una prospettiva favorevole che può essere sfruttata. Ovviamente l'aspetto dicotomico che vi dicevo qui è fortissimo, perché ogni volta che c'è una grande idea poi si fa una piccola scheda da compilare, no? Sul CD, dal ministero, e fatto quello sembra a posto. Magari c'è un referente, c'è una funzione strumentale che lo fa e gli altri magari non sanno niente. Qual è la prospettiva del curriculum dello studente? È quello di creare una comunità scolastica reale. Poi dirò due parole su questo della comunità scolastica, se me lo consentite. Praticamente, come possiamo noi coinvolgere e motivare uno studente? Cioè uno studente che fa tanto rispetto a uno studente che fa poco. Che differenza, cosa si porta a casa, tra virgolette? Si porta un voto in più, due voti in più? Che valore hanno poi questi due voti nel resto della vita?
Noi li ammaliavamo, non c'è, dico noi come categoria generale, no? Con il credito scolastico. Ah, questo progetto dà credito. Poi in realtà, se ci andiamo a vedere, si trattava di un voto in più, bene che andasse, un paio di voti all'esame di Stato. E qualche alunno ha cominciato ad accorgersene, pochi, perché sai, poi i ragazzi sono sempre entusiasti. Allora, il discorso invece è quello di fornire allo studente un curriculum che è spendibile anche dopo la scuola. Io penso, ho parlato con diversi imprenditori, molto entusiasti di questa... Perché avere un diploma con un voto, voi sapete bene che vuol dire poco, perché dipende che commissione hai avuto, che scuola hai fatto, sei stato fortunato, ma avere un curriculum in cui risultano delle attività scolastiche significative. Vi faccio una serie di esempi. Un ragazzo che ha fatto il peer mentor in un hackathon, oppure che ha fatto diversi hackathon, che ha fatto progetti in rete con altre scuole, oppure un ragazzo che ha coordinato, per esempio, tutta l'attività digitale della scuola, noi l'abbiamo avuto, no? Perché sono ragazzi che sono molto bravi, oppure un ragazzo che ha accompagnato compagni più giovani nell'apprendimento, che ha fatto da tutor, e così via, ne potremmo fare altri di esempi, no? Oppure un ragazzo che ha fatto un progetto di impresa simulata, oppure uno fa un PCTO così tanto per fare e un altro invece va realmente in un'industria dove cura il sito, fa delle... Lì la differenza è notevole. Allora il ragazzo non esce soltanto con un voto e con alcune cose del curriculum formale, ma esce anche con altre notazioni, che è vero che adesso in questo modello se le scrive lui, ne è responsabile lui, però... È una fase di sperimentazione. Se la scuola dice, guarda, questo ragazzo ha queste competenze perché ha fatto questo, ha fatto questo, ha fatto questo, un domani che esce e si presenta sul mondo del lavoro, ma non solo, anche per soddisfazione propria, si colora in un altro modo il percorso scolastico. Altrimenti il suo percorso scolastico è come se vediamo il diario di un ragazzo, ci sono scritte le date e i voti delle interrogazioni. E quella è la memoria scritta, è la scheda del suo percorso scolastico. Insegniamogli a vedere ciò che ha fatto in un modo diverso. Perché non è tanto importante ciò che uno fa, ma come uno lo ricorda, cioè il paradigma a cui lo assembla. Se lui ha seguito come un trenino, io non parlo per quei pochi che a quest'ora si mettono ancora davanti al computer, però ci sono tante scuole in cui le varie materie sono viste come dei trenini che vanno avanti per il binario del programma, chi va più avanti, chi va più indietro, chi si ferma, no? Ogni tanto c'è una stazioncina con un voto e lo studente si porta dietro questo. Invece si porta dietro una serie di attività significative, nuove, creative, dove lui è stato protagonista, dove ha fatto, dove sa che cosa ha imparato perché è certificato e se lo porta dietro. Grazie questo, Giuliano. Fermo restando quello che ha detto Previtali, che è uno dei maggiori esperti sull'argomento. Sì, sì. Allora, andiamo un po' all'ultima parte importante che non stiamo considerando più di tanto proprio perché stremati, cioè un po' la fine, la verifica del piano di miglioramento e il bilancio sociale. A che punto siamo? Che prospettive? Sperando che non esca nulla di adempimento formale da fare, perché penso che potremmo insorgere, però riprendiamolo, come lo riprendiamo in mano, quando e con che prospettiva. Allora, prima di dire questo, se mi permetti, Antonella, io vorrei parlare brevemente dell'educazione civica. Scusami, prima tengo... no, volevamo, allora facciamo prima l'educazione civica, ho dimenticato io, la parte del bilancio te la voglio lasciare per ultima. È una tegola che ci è caduta in quest'anno così difficile, che è stata fortemente voluta dal legislatore, e per una serie di motivi che, guardate, sono indipendenti dalla volontà di ciascuno. La formazione per l'educazione civica si sta facendo adesso in tutte le regioni fondamentalmente, per cui come anche la valutazione
del primo ciclo, no? Il cambiamento valutazione del ciclo, si sta facendo ora un po' di formazione, ma siamo già alla fine. Questo per motivi essenzialmente burocratici di sincronizzazione, perché la scuola va con anno solare, va con anno scolastico, invece i ministeri vanno con anno solare, per cui ci si attiva a gennaio, a giugno noi dobbiamo finire. Un po' sono cose che andranno tarate, io penso. Comunque, al di là di questo, che voglio evitare il licenziamento, almeno per oggi. L'educazione civica da molti è stata concepita così, come un corpicino piccolo di un bambino che da 33 ore ognuno è stato tagliato a pezzi, tu prenditi un braccio, tu una gamba, tu fatti questo, allora io faccio questo, tanto ce lo faccio, eccetera, che è un modo per sopravvivere, perché ovviamente quando piomba una nuova legge, la prima esigenza in un anno così difficile di tutti è quella: moriamo il meno possibile. Quale può essere, ecco, nell'ottica di un dirigente, no, lungimirante, l'educazione civica? Dunque, adesso noi stiamo partecipando, stiamo, diciamo, imparando. Qual è lo scopo? Quello di poter dirigere la scuola. Sappiamo qual è lo scopo, no? E siamo dirigenti competenti. Ora, uno studente è competente quando? Noi tendiamo a fare studenti competenti. Ora, lo studente competente è uno che deve sfangare il 6, scusate la banalità, nella sua ottica. Cioè, lo studente competente è lo studente che va bene a scuola. Ma non è questo il nostro scopo, perché la scuola per loro finirà, per noi continua, ma per loro finirà. Non è questo il nostro scopo. Noi dobbiamo fare cittadini competenti. E sulle linee guida, nella legge, ci sono... È fatta bene la legge, ci sono delle buone notazioni. Cioè non è tanto importante andare a dare i contenuti, vi faccio dei piccoli esempi. Non è importante conoscere la Costituzione, ma è capire il valore di quei principi e verificare se nella vita di tutti i giorni, sia a livello alto, alle leggi, ma anche nella scuola, nelle consuetudini, nei propri atteggiamenti, quei valori, quei principi, ci siano o non ci siano. E lo scopo finale non è quello di sapere, di conoscere, di saper ripetere, ma è quello di modificare un comportamento. Ora, noi sappiamo che, apro una parentesi, qualcuno ha detto, ah sì, allora portiamoli a pulire il parco. Ma questo è più sull'addestramento animale, cioè li faccio fare un'attività 2-3 volte. No, i ragazzi invece devono diventare cittadini competenti, cioè devono imparare a vivere. Io mi piacerebbe dire uomini, persone competenti, se non fosse troppo alto e troppo impegnativo per la scuola da sola. Per esempio si parla di rapporto con le famiglie e la famiglia spesso ha difficoltà a entrare a scuola. Invece dice, se vogliamo modificare realmente il comportamento di uno studente, dobbiamo coinvolgere le famiglie, dobbiamo essere alleati con le famiglie. E dicono, l'articolo 7, credo, della legge, dice che la famiglia va coinvolta per individuare le sfide del presente e del futuro. Voi immaginate, noi convochiamo tutti i genitori, poi vengono in 3 magari, perché sono abituati che ogni volta che vengono o si prendono un rimprovero oppure gli si fa una lezioncina, e diciamo, scusate, noi vorremmo sapere da voi, ma secondo voi quali sono le sfide che i nostri ragazzi devono affrontare oggi? E quali saranno le sfide tra 10 anni? Io ho provato a parlare con dei professori, vengono cose interessanti. Una sfida, per esempio, dei ragazzi oggi è la poca capacità di soffrire, di impegnarsi, di saper aspettare. Un'altra sfida è il mondo virtuale e l'atteggiamento, lo dicono anche l'educazione civica, dice non è tanto imparare a usare il digitale, ma è l'atteggiamento che uno ha verso il digitale. Allora non è questione del professore di informatica questo. Tutti gli insegnanti entrano in questo discorso educativo. Allora, mi fermo perché non voglio essere troppo lungo e troppo noioso soprattutto. L'educazione civica rappresenta in questo momento la possibilità di una leva che possa ribaltare questa scuola intesa come scuola militare. Capiamoci, mi capite cosa voglio dire, no? In che senso? Nel senso che quella dei binari, quella dei programmi, la scuola dei contenuti,
Perché dal 2010, con le ultime leggi, dovremmo ragionare tutti per profilo d'uscita. È molto difficile perché i profili sono estremamente vasti, sono troppo numerosi, eccetera. Ma è molto diverso partire dal profilo d'uscita. Allora, io devo arrivare qui, i miei studenti sono qui, come faccio a portarli qui? E parliamo di comportamenti, di atteggiamenti, non parliamo di conoscenze. E l'unico modo che abbiamo per modificare un comportamento è il laboratorio. Non la stanza laboratorio, ma è far fare qualcosa agli studenti. C'è un vecchio proverbio che dice: se ascolto, dimentico. Se guardo, ricordo. Se faccio, imparo. Qualsiasi attività, voi immaginatevi uno sport, prima si parlava di calcio, no? Voi immaginatevi se Conte chiama i giocatori, li fa sedere, gli fa una bella lezione, gli spiega tutto, poi dice ripetete, allora adesso fate un bel compito in classe in cui scrivete come si fa l'azione, bravi, domenica vinciamo. Certo, è un'altra, lo sport è un'altra cosa, però in ogni cosa il fare, l'essere protagonisti è principale. Quindi educazione civica può rappresentare questo volano. Perché? Perché è una legge nuova, perché è qualcosa che destabilizza, perché non è una materia, non ha un codice epistemologico, non ha un programma, anche se già sono arrivati tutti i rappresentanti di libri con i loro librini, no? Con l'indice, noi la scuola si fa sull'indice, tante scuole, lasciamo stare soprattutto, in alcune scuole, se in una sezione stanno un capitolo avanti all'altro, arrivano tutti i genitori compatti a dire quelli stanno più avanti, senza capire che è lavorare insieme che produce. E quindi educazione civica riporta, proprio perché dicevo, il voto va messo insieme. E come si fa? Poi ne parliamo un po', quando parliamo dei documenti. La disciplina va svolta insieme, ci vorrebbero dei progetti congiunti, ma come si fa a lavorare insieme? Però questo è un desiderio anche di tanti insegnanti. È sicuramente un desiderio nuovo, che la scuola finalmente smetta di essere una serie di cellette di api separate e diventi invece una comunità educante in cui una comunità che apprende, perché insegnanti e studenti si pongono di fronte a realtà con curiosità e apprendere insieme. Grazie Giuliano. Adesso l'ultima domanda che non ti rifaccio, sulla prospettiva del bilancio sociale, quindi riguardare il PDM. Vai. C'è una logica circolare nella scuola. Cosa c'è alla base? Vi dico una cosa che si dice in tutti i corsi di formazione aziendale, no? Vi ricordate sicuramente che un tempo le nostre città erano piene di negozi con Blockbuster, no? Dove si noleggiavano le cassette, ne hanno noleggiate tante, si viene a casa, vede un film. Un giorno un giovinotto è andato e ha detto: scusate, signor Blockbuster, mi scusi, ma perché invece di fare le cassette non diamo i film su internet? E quelli hanno detto: ragazzo, senti, vai dove devi andare, tu non sai chi siamo noi. Noi siamo Blockbuster, noi abbiamo negozi in ogni quartiere di tutte le città. Questo giovinotto è uscito e ha fondato Netflix. E Blockbuster è finito. Perché dico questo? Perché il rischio educativo, l'imprenditorialità della scuola, la necessità di cambiare in questo periodo di grandi cambiamenti, o cambiamo o chiudiamo. In realtà chiudiamo solo virtualmente, perché i ragazzi continuano a venire. Allora, in qualche modo dobbiamo andare avanti. Come si cambia? Il circolo è molto semplice, no? Si parte da una valutazione. Rispetto alla valutazione si vedono quali sono i processi di miglioramento che si possono attivare. Si fa un progetto e alla fine si fa una verifica di questo progetto e si riparte. Questi sono il RAV, rapporto di autovalutazione, il PDM, il piano di miglioramento, il PTOF, e finalmente il bilancio sociale che chiude questo cerchio. Purtroppo, io se non dico queste cose immagino che mi manca l'aria, perché sono adempimenti burocratici. Ci vogliono 5 minuti. Guarda, fare un PDM, fare il bilancio sociale come è sul,
sul sito ministeriale, ci vogliono 5 minuti. Vendo un progetto, no, perché uno dice, chi lo guarda, chi lo, non posso dire queste cose. Non è l'adempimento formale, ma è la logica. La prima cosa da fare è coinvolgere il più possibile la comunità scolastica su questi progetti. Se il rapporto di autovalutazione lo fa il docente, la funzione strumentale, a che serve? Faccio un quadro, un attimo, ma giuro 3 minuti. Che cos'è la scuola? La scuola non è la base della piramide ministeriale, non è l'appendice di un apparato burocratico. La scuola è il cuore pulsante del territorio. E io cito Paletta sempre, Angelo Paletta, tante volte in questa cosa, è un'impresa. Impresa non intesa come un possesso privato in cui io investo i soldi per guadagnarne di più, ma è un'impresa sociale. Allora l'impresa, facciamo conto che è la Coca-Cola, no? Io invento la Coca-Cola, investo i soldi, la vendo e voglio guadagnare. L'impresa sociale è tipo, non si fa pubblicità, l'impresa sociale è l'acquedotto, parlando di bere, no? Cioè va a dare corpo alle esigenze di libertà di una comunità reale. Allora la comunità ha la necessità di bere, allora si forma una società che è la d'acquedotto. Ed è una società, un'impresa in tutto e per tutto, perché non può fallire, non può buttare soldi pubblici, non può fare male le cose. Ma il suo scopo non è guadagnare, il suo scopo è realizzare il bisogno di un territorio, di una comunità. La scuola è un'impresa sociale, in senso che un'impresa educativa, che deve trasformare il nostro ideale di persona in una comunità educante. Qual è la caratteristica dell'impresa sociale? Che ha due grossi piatti della bilancia che devono stare in equilibrio. Da un lato c'è l'aspetto imprenditoriale, che è rappresentato molto dalla dirigenza. E il dirigente appunto deve essere innovativo, deve avere una buona leadership, deve saper dirigere, ma sono cose che abbiamo fatto molte volte. L'altro piatto della bilancia è una comunità. Ora io vi chiedo, nelle nostre scuole esiste questa comunità? Cosa hanno in comune tra di loro gli insegnanti che vengono a scuola? E oltre agli insegnanti mettiamoci i genitori, gli studenti, gli enti locali. Veramente, se noi ci mettiamo la macchinetta del caffè, che è una delle poche cose che si condivide oltre al parcheggio, e facciamo una domanda semplice, tipo, scusa, ma secondo te la cosa più importante della nostra scuola che dovrebbe fare, qual è? Avremo almeno 30 risposte diverse. Allora, in questo, qual è il problema oggi per la mancanza di comunità? Ora dico una parolaccia che non si può dire in Italia. Mancano i valori condivisi. Non si può parlare di valori in Italia, per una serie di motivi che non stiamo qui a vedere. Però la scuola è un sistema a legami deboli. Questo è letteratura, lo sappiamo tutti. Qual è il rischio? Due rischi c'ha. Uno, quello di, come si dice in Emilia, di spatassarsi, cioè di fare come il fico maturo, no? Ogni pezzetto va in un'altra parte, se... allora ognuno fa come gli pare, va così, eccetera. L'altra è quello di irrigidirsi, di diventare un'istituzione. Questo non si può fare, questo, a chi di permesso chiedo, no, questo non l'abbiamo fatto, tutte, dove la regola vale più del diritto, più della legge. Allora, qual è il collante e il lubrificante della scuola? Sono i valori condivisi. E purtroppo, per una serie di motivi, e qui noi dirigenti, io mi sono fatto un esame di coscienza quando ho sentito queste cose, perché non è farina del mio sacco, ovviamente, vi sto riferendo a cose che ha detto Paletta e tanti altri. Quali spazi noi impieghiamo, istituzionali o non istituzionali, per condividere i valori, per contrattarli, per diffonderli, per comunicarli? Voi pensate, per esempio, alla... perché, va bene, parliamo di valori. Poi i valori devono diventare, ovviamente, obiettivi. E gli obiettivi poi vanno sviluppati, però se non c'è un valore condiviso, dunque questa fase, di questa stesura di questi progetti sono una parte importante
di questa condivisione dei valori. E su un documento da scrivere possiamo coagularci e parlare, perché se noi ci mettiamo d'accordo, facciamo il rapporto di autovalutazione e diciamo, allora scusate, punti di forza e punti di debolezza della nostra scuola, con 20 insegnanti, sono il minimo per un discorso del genere. Allora comincia, uno dice una cosa, dice, oh, che stai a dire questo? No, che... Prima si litiga perché noi siamo abituati così da amici in poi, no? Ma piano piano poi si va a condividere e si vede, si contratta, perché anche se siamo molto diversi, abbiamo tutti lo stesso scopo. E allora si comincia a vedere, perché dici questo? Come lo possiamo vedere? Come lo possiamo misurare? E dove lo proviamo? E così via. E dopodiché si fa il piano di miglioramento. Il piano di miglioramento è fondamentale, perché nel piano di miglioramento vengono fuori gli obiettivi strumentali, che tutti abbiamo più o meno gli stessi obiettivi. L'apprendimento, che i ragazzi devono imparare. Ma come si fa ad imparare? Qual è l'obiettivo, il valore strumentale? L'apprendimento avviene con la competizione o con la collaborazione? E ci sono scuole che scelgono una, scuole che scelgono un'altra, scuole che scelgono una terza via. Quelle sono le caratteristiche che vanno a definire le scuole. Quando noi andiamo a fare l'orientamento, altrimenti detto in termini tecnici, il mercato delle vacche, no? Quando andiamo in terza media a comprarci, scherzo un po', no? Per capire, però... Non sappiamo che dire, che diciamo, noi siamo il meglio, noi abbiamo 3 ore in più, 4 ore, facciamo, dovremmo dire, io credo in questo valore, nella nostra scuola questo valore viene portato avanti. Ecco i dati, rapporto di autovalutazione. La nostra scuola, l'apprendimento si basa su una collaborazione continuativa, che facciamo questo, questo e così via. Oppure si vedono i punti di debolezza, dov'è che facciamo acqua? E guardate, è difficile in una scuola parlare dei propri insuccessi, è difficile parlare dei propri sbagli, sempre per il discorso della scuola militare, ma è dagli errori che si impara. E allora, piano di miglioramento, fatto benissimo quello ministeriale, 3 obiettivi, poi lì sono già fissati, però se dovessimo fare 3 cose in un anno, 3 cose sono tante da fare in un anno, quali sono? Ma non lo decide il preside o non lo decide la funzione strumentale. Ne parliamo, ma sarebbe bello parlarne con i ragazzi, sarebbe bello parlarne con i genitori. Che succede? Che invece di avere una serie di nemici, abbiamo una cosa che si chiama stakeholders, cioè portatori di interesse. Sono tutti portatori di interesse. La scuola interessa a tutti. In un territorio la scuola... è il perno culturale, pulsante, quello che garantisce il futuro. Bene, allora su queste cose concrete si può fare una contrattazione valoriale. E permettete, poi c'è il PTOF di cui non parlo perché penso che siete tutti professionisti di PTOF, no? Poi c'è il bilancio sociale che cos'è il bilancio sociale? Il bilancio sociale sono io che esco sul territorio, che parlo con gli stakeholders, categoria per categoria, studenti, insegnanti, genitori, enti locali, l'invito e con la scusa di presentargli il bilancio sociale, che spesso è un documento, se guardate quello delle industrie, può essere un filmatino, un cartone animato, non deve essere un trattato scritto in scolastichese. Gli parlo della nostra scuola e gli dico, noi abbiamo queste risorse, le abbiamo usate così e abbiamo raggiunto questi risultati, ma questi altri no. E abbiamo bisogno di aiuto per questi risultati. C'è una cosa molto delicata che si chiama fundraising, cioè cercare risorse. Cercare risorse non vuol dire andare a fare l'elemosina, ma è andare al gruppo di genitori e dire, per esempio, guardate, 3 anni fa su ripetizioni di matematica sono stati spesi più o meno nella nostra zona tot 1.000 euro. Vogliamo arrivare a spendere così, migliorando l'insegnamento della matematica, però abbiamo bisogno di queste risorse, abbiamo bisogno di queste.
cioè fare un piano programmatico coagulando su obiettivi che rispondono a valori condivisi. Ma direi che ci hai, che in un'ora hai veramente toccato tantissime questioni. Io lascerei un attimo se ci sono domande, non so se la parola a noi, nella chat non ho visto, ti abbiamo seguito tutti pendendo dalle tue labbra. Comunque temo di essere stato molto vago, io mi piace se ti ho deluso. Ci hai provocato su moltissime questioni che ci stanno a cuore, come il nostro metodo, una compagnia che si sostiene e si rilancia sempre nel concreto. Se vogliamo porre delle questioni particolari, problemi, questo è il momento. Io una precisazione, volevo dire, quest'anno anche nel tener conto a fine anno delle assenze stiamo bene attenti a valutare anche il periodo di crisi che hanno attraversato molti nostri studenti, anche magari non frequentando anche a distanza con regolarità, per cui abbiamo delle maglie che ce lo permettono. Adesso stiamo aspettando a giorni l'ordinanza sugli scrutini, che penso che arriverà un po' in merito, però già quella sugli esami di Stato e anche, lo dice chiaramente, di valutare a maglie larghe le assenze degli studenti, considerando proprio anche la difficoltà che hanno passato, sempre in questo sguardo alla persona. Allora mi faccio io una domanda, che è quella del piano estivo, perché cade come il calcio sui maccheroni. Andiamoci stronchi. No, perché siamo distrutti, cioè mettersi a lavorare ancora, cioè, allora impicchiamoci e facciamo prima. E si sta, non so, io vedo un po' in giro, cominciano gli avvoltoi a girare intorno alla scuola, arriva, io c'ho il progetto pronto, fammi fare questo, mi devi dare... Cioè, questi soldi arrivano, passano attraverso la scuola, allora due, se le vogliamo fare con tempi lunghi, senza fare cose troppo complicate, senza cavarci il sangue. Poi è diverso, perché ad esempio a Pescara di ragazzi non ci viene nessuno, vanno tutti al mare, no? Però io ho i nipoti a Modena, loro quando arriva giugno si tagliano le vene e cominciano, perché ci sono poi piscine, tante cose. Allora se questi soldi arrivano, devono servire alla scuola. Quindi se dobbiamo comprare qualcosa, se dobbiamo migliorare qualcosa, se dobbiamo pagare qualche insegnante bravo che sta facendo le cose, pensiamo a noi. Secondo, usiamole, perché questa non è scuola che è intesa in senso appunto militare, sono altre attività. Usiamole per cambiare la scuola. Io vi dico, per esempio, stavo pensando, ma io non ho più una scuola adesso, di fare negli stabilimenti balneari lettura creativa, no, con gli studenti sulla riva del mare alle 8 di sera. Cioè provare ad aprire, appunto, ribadisco, dantescamente la scuola al desiderio e far capire ai ragazzi che venire a scuola può essere un'esperienza piacevole, anche per giocare a pallone, però non solo. Anche per leggere un libro, per inventare qualcosa, per fare un film, e ci sono tanti spazi. Posso fare una domanda veloce? Vai Giovanna. Volo più basso, scusate, ma proprio è la sindrome da fine anno. Rispetto agli adempimenti finali, possiamo dare un addio definitivo e sincero al PIA e al PAI quest'anno? Io credo di sì. Non ci so dire nulla. Qua stiamo tutti attendendo, ecco, questa è una cosa, spero che ci chiarirà l'ordinanza, ma tutti stiamo lì pronti a buttarli. Però su questo penso, ecco, adesso non esponiamo il dirigente tecnico. Siccome la norma era temporanea, penso che... Saluto Stefania Bettin, la ringrazio, ti fai complimenti, Giulia, scusa, ciao Stefania. Non ci sarà la conferma, penso, però è un'opinione del tutto personale. Questo ce lo dovrà chiarire Giovanna, stiamo tutti là pronti per buttarlo, tutti quanti, anzi, proprio stamattina alcuni docenti, preside, ma ancora finisce il PIA,
Ecco, non gli ho risposto volgarmente. Comunque, sempre fermo restando che i soldi per il piano estivo realmente arrivino, è una buona occasione, per esempio, di fare così i corsi di formazione in un altro modo, i corsi di recupero, scusate. Però... Io vorrei proporre un piano estivo per il recupero dei dirigenti scolastici, con corsi di vela, a Pantelleria, a Favignana, per dirigenti, per recuperare... Le... Giovanna, io ti faccio capofila, io già firmo il protocollo, anzi già te l'ho mandata la delega in bianco, guarda. Va bene. Abbiate cura di voi stessi, ecco. Non vi... perché senza di noi la scuola è persa, e senza di voi la vostra scuola è persa, quindi non ci spremiamo come dei limoni. Che tanto quando non ci siamo a scuola, dopo aggiustano tutto. Posso dire? Posso intervenire? Come no? Grazie. Vai. Io avevo proprio già apprezzato nella scorsa sessione, mi era piaciuto moltissimo la ragnatela, i miei docenti ancora ricordano. Lo dico ai giovani, a chi non avesse seguito il precedente incontro con l'ispettore Bocchia, ha costruito davvero un modello per valutare le competenze di cui anche poco fa a cui si è riferito, davvero molto interessante perché anche molto pratico. Addirittura dico, se ce l'avesse qui e ce lo mostrasse, credo che potrebbe essere una strada. Noi abbiamo anche lavorato nel nostro convegno sulle life skills, sulle competenze socio-emotive, quindi abbiamo proprio capito, no, che è il momento per apprezzare anche queste e non solo quelle cognitive. Quindi prima riflessione questa. L'altra era una domanda più operativa. Come molti di noi ho davanti un collegio molto... molto spento, molto arrabbiato, molto rancoroso e che rischia di buttare appunto tutte quei frutti che la DAD ha comunque offerto, quasi che ci sia una forma proprio di censura, mi viene da dire quasi, dovremmo citare Freud, non vogliamo più parlarne, quasi un lutto. E quindi ti chiedevo proprio un suggerimento pratico di come rilanciare questa ipotesi a cui io credo ho visto dei frutti, però bisogna farli maturare. Grazie, comunque prevale la gratitudine per questo incontro. Grazie. Il mio suggerimento è quello di dire agli insegnanti: uniamo le due parti buone. Allora, ciò che abbiamo fatto lontani, ed è brutto stare lontani, facciamolo vicini. Provate un giorno a far portare i computer in classe e di fare le stesse cose, però guardandoci. E... hai visto mai? Bisogna vedere se la scuola regge la connessione, ma il ministero ha giurato il ministro che è la prima cosa che farà, ma chissà quando si può fare. Quanto alla ragnatela, se volete ve la faccio vedere, questione di 3 minuti, solo a scopo dimostrativo. Sì, poi però... ce la lasci così la diamo, sì. La condividiamo. Era proprio bella, grazie. Dimmi se si vede. Ah, condividi qui. Si vede? Allora. Allora, questo è molto velocemente un foglio di Excel, cui qui sono 12 indicatori e ogni indicatore ha 4 descrittori. Detto così viene già il mal di testa, poi un tempo l'ho fatto vedere. No, la cosa carina è questa, è quello che viene fuori, che è questa appunto ragnatela, che ha 4 punti cardinali, come diceva. Al nord qui ci sono le competenze disciplinari, linguaggio disciplinare, competenze disciplinari, abilità. A est ci sono le competenze relazionali, molto importanti nella didattica a distanza, quindi collaborazione, partecipare a conferenze, comunicazione linguistica. A sud ci sono le
competenze di vita, scelte ovviamente, queste sono alcune, e a ovest le competenze trasversali. Che succede? Succede che, vi faccio vedere, per esempio questi sono due voti un po' simili, tra il 4 e il 5, infatti viene fuori la zona rossa. Allora, se i ragazzi tutti e due prendono 4, tutti e due prendono 5, si sentono omologati, sbiliti, eccetera. Invece no, tu fai vedere qui che qui su queste cose ha raggiunto un buon livello, su altre non ha raggiunto un buon livello. Quindi lui sa dove può migliorare e vede che ci sono parti in cui si muove bene. Quest'altro è tutt'altro tipo, no? E vedono la differenza, si sentono anche riconosciuti, guardati in un certo modo. Lo stesso si può dire, ecco, questi sono 2,75, quindi vedete che sono molto diversi, ognuno è diverso. Ma la cosa ancora, non so così, poi qui c'è, cos'è, un 6? Ecco, questo per esempio è un 8,5. Allora, quando un ragazzo prende 8,5, solitamente dice, so forte, è andata, veramente non è così. Però qui, sull'8,5, vedi che ci sono dei vuoti da riempire. E allora il ragazzo dice, cosa devo, posso fare ancora, sono ancora motivato, posso migliorare. C'è l'orgoglio di quello che si è raggiunto, ma anche il desiderio di raggiungere nuove cose. Grazie. Poi si capisce che ti pago il caffè. Certo, certo, grazie a voi. La preside Lamari vuole intervenire, Antonella. Altre domande, Lorenzo? No, c'è la preside Lamari che Maria, devi ha alzato la mano. Aprire il microfono. Sì, grazie. Mi sentite, vero? Oh, intanto grazie perché è davvero molto interessante l'intervento dell'ispettore. Volevo porre questa domanda che mi è stata posta dai non miei ispettore, vi prego. Va bene, dai miei docenti di un consiglio di classe. Quale valore attribuire a un voto dato per educazione civica dagli insegnanti di religione? Premetto che l'insegnante di religione non ha lavorato con l'intera classe su quella particolare tematica di educazione civica, per cui ha attribuito dei voti, peraltro anche piuttosto alti, soltanto al gruppo che segue appunto la religione cattolica. Cosa ne pensa lei? Cosa si può fare? Questa è una cosa che è venuta fuori, ne abbiamo già parlato, ovviamente ogni dirigente decide in questo senso. Direi che è il disegno della provvidenza questo, no? Spiego un po' quali sono i due punti del problema. Da un lato, gli insegnanti, come si dice, i ragazzi che non seguono, non fanno religione, non fanno IRC, dovrebbero avere la materia alternativa. Questa è una cosa che in molte scuole non si fa, per tanti motivi. Io ritengo, ma lo dico così, ma senza, che non ci sono motivi per non farlo. Perché i fondi ci sono, perché facciamo lavorare dei professori, perché facciamo buone cose, perché così non scoraggiamo troppo, cioè scoraggiamo un po' di più a abbandonare, dirci se faccio una materia di meno, e vado. Comunque quel voto in educazione civica che loro hanno durante l'insegnamento di religione dovrebbe essere dato anche per altre cose. Se i ragazzi fanno studio autonomo, bisognerebbe prevedere che quello studio che fanno anche su educazione civica che venga valutato da qualcuno. Questo è, si dice, a un insegnante, un gruppo di insegnanti, per questo l'insegnante di materia alternativa è prezioso. Voi tenete conto che c'è un problema anche più profondo, che se non c'è l'insegnante di materia alternativa, quando si arriva allo scrutinio e si vota per la bocciatura, per uno studente votano 8 insegnanti, per un altro votano 9. E questo pone, secondo me, dei problemi, se non altro, di coscienza e di equità. Questa è una cosa. D'altro lato c'è un'altra questione, perché noi non abbiamo... aspetta, come posso dire, dato insomma, l'insegnante di religione,
quando fa educazione civica, non è l'insegnante che ha la peste e che quindi non può incontrare quelli che sono esonerati. Se lui fa educazione civica, stanno tutti i ragazzi. Perché non sta facendo religione. Il ragazzo è esonerato alla religione, non all'educazione civica. Quindi se fa quel giorno attività di educazione civica, non fa insegnamento religioso, e quindi il voto è comune. Questa è un'altra possibile soluzione. Così come quando un insegnante di religione va a fare un'ora di supplenza, aggiuntiva perché non hanno, ci stanno tutti i ragazzi in classe. Non so se ho risposto, non c'è una soluzione, sì, però. Sì, no, grazie. Il problema si pone soltanto per alcuni insegnanti di religione, perché alcuni hanno svolto le ore di educazione civica a favore dell'intera classe, per cui il voto attribuito da loro a tutta la classe può avere una valenza, quindi. Per altri invece, ma è soltanto uno in realtà, uno ha svolto queste ore soltanto a beneficio del suo gruppo, e quindi è chiaro che io non potrò considerare il voto con lo stesso peso con cui valuterei il voto di, che ne so, di italiano, di storia dell'arte. Questa è una, guarda, io penso che il problema ci sia proprio in questa differenza, che l'anno prossimo cercheremo di evitare, ora che l'abbiamo visto. Io l'unica cosa che ti consiglio è di far prendere decisione al consiglio di classe, che sono loro corresponsabili tutti del voto di cosa. Il problema è un altro, che tu dici sono voti molto alti. C'è sempre un insegnante che mette il voto molto alto e uno mette molto basso. Ecco perché quello che vi ho fatto vedere prima, la ragnatela, cioè per educazione civica andrebbe costruita una cosa del genere, dove si mettono descrittori, cioè si indica un descrittore su un comportamento, non si mette il voto così, che il voto spesso è una intuizione mistica dell'insegnante, no? E ognuno ha la sua. Quindi si può partecipare al voto comune, a mio parere, personale, non solo mettendo tanti voti che poi non si sa come metterli in mezzo. Perché ad esempio, facciamo fare la media dei voti, qualcuno mi diceva, e come si fa? Quello ha fatto 15 ore di educazione civica e quella ne ha fatta una. Il voto vale lo stesso? È un altro problema. Cioè sono tutte cose aperte. È vero che in caso di bocciatura ogni persona ha lo stesso peso, però nelle medie non sempre. Comunque così, partecipando a un'unica rubrica di valutazione, quindi indicando ognuno la propria colonnina, poi magari si può dare un valore, se il consiglio di classe decide, proporzionale a ogni voto, proporzionale al numero di ore effettivamente svolte in educazione civica. Sono tante le soluzioni. Però, Maria, il segreto è non partire dalla decisione, dal comportamento, ma dal valore. Allora, è una buona occasione per far riflettere gli insegnanti del consiglio di classe su, ma la valutazione, che cos'è? Cosa andiamo a valutare? Andiamo a fare una media oppure andiamo a costruire l'identikit di una persona? No? E quali sono le cose che noi guardiamo quando andiamo a valutare? Ci può essere consonanza tra discipline diverse, no? Perché ad esempio sulle competenze trasversali, latino e scienze oppure matematica italiano possono avere coincidenze, però bisogna farli parlare prima dei valori e dopo decidono il voto, anche se il tempo non c'è quest'anno, ma noi dobbiamo memorizzare tutto quello che succede quest'anno, che tanto è il terremoto, per l'anno prossimo, per poter costruire una scuola che vada avanti. Grazie. Leggo in chat una di Gisella, non ho compreso se sarà ancora necessario fare il PAI. Stavamo scherzando dicendo stiamo in attesa delle ordinanze sulla valutazione, però quest'anno, essendo che noi andiamo a valutare, quindi
possiamo valutare, nel senso non c'è la promozione automatica, per si può bocciare, quindi si può anche, penso, i corsi di recupero, quindi il PAI dovrebbe non avere più un senso. Comunque qua dobbiamo aspettare veramente su questo la parola definitiva sull'ordinanza, anche se io ritengo che per il momento, se non esce una nuova norma, il PAI non c'è, perché era un provvedimento temporaneo dovuto al fatto che c'era la promozione anche con insufficienza. Quindi rientra la vecchia norma. Però aspettiamo. Ci sono altre domande? Altrimenti direi di ringraziare Giuliano, che come sempre ci aiuta, come sempre ci sosteniamo reciprocamente, e chiudere qui, e ci diamo appuntamento per il 12, 12 o 13, non mi ricordo più. Lorenzo, è il 12? Sì, è il 12, maggio, Anto. Alle 17, che ci concentreremo solo sulla valutazione del primo e del secondo ciclo, col primo con le nuove problematiche che ci sono, e anche con il secondo ciclo non ci sono novità, ma ce ne abbiamo già abbiamo già abbastanza, per cui concedetemi allora di ringraziare Diesel, perché certi discorsi, certe aperture volipindarici, senza paura di essere linciati, possono essere fatti quasi esclusivamente in quest'ambito. Io vi ringrazio tutti, vi voglio veramente molto bene. Grazie Giuliano, è un volo che ci permette di avere solide radici, che ci permette di salire e di costruirci verso il cielo proprio, quindi con ben solide radici. Allora, grazie a tutti noi, e ci vediamo al massimo il 12, sempre alle 5. Col link che troviamo sul nostro sito, clicchiamo come oggi e entriamo. Grazie. Grazie a Paolo che ha sistemato tutto. A Lorenzo che sta sotto mentite spoglie, in realtà è Lorenzo che ci sta guidando.